Bene, buona Pasquetta intanto a tutti. Oggi è Pasqua, gli auguri li facciamo un po' in arretrato, facciamo una buona Pasqua oggi, ma soprattutto vedete sul nostro viso dei sorrisi importanti perché la Cremonese un quarto d'ora fa ha chiuso la partita a Cosenza, vincendo per 1-0 gol di Strizzo nel primo tempo, una partita che era fondamentale per la classifica ed è fondamentale anche per quanto riguarda il futuro del campionato, perché la Cremonese ha 39 punti, una partita in meno perché con l'Empoli non si è giocato. Quindi una vittoria importantissima, ma soprattutto una vittoria che riporta la squadra ad una situazione di classifica decisamente interessante. Ne parliamo a Bar Sport con la Cremonese Bissolati, oggi con due ospiti, alla mia sinistra il collega Michele De Francesco, che poi è anche contento per la vittoria da Vanoli dell'altro ieri, e alla mia destra Angelo Garrioni, architetto, che è uno storico, diciamo, dell'urbanistica di Cremona e che magari parleremo anche un po' di questo. Andiamo subito sulla partita. Allora, vittoria Michele importante, un gol di Strizzolo che nessuno si aspettava, perché Strizzolo fa fatica, però insomma oggi è stato decisivo. Beh, sì, possiamo dire che è stata una bellissima azione, che Gaetano ha fatto una giocata geniale, insomma, e che Strizzolo è stato bravo ad anticipare il difensore e quindi è andato tutto bene, anche perché, come ci aspettavamo, lo dicevamo che la volta scorsa, non è che il Cosenza interpreti la gara, abbia interpretato la gara in maniera rinunciataria, ha cercato da subito il gol, siamo stati più bravi noi a contenerli, sia pure con più di una sofferenza, Anche con un po' di fortuna. assolutamente sì. E quindi, insomma, diciamo che anche per come è andato poi il secondo tempo, tra occasioni da una parte e dall'altra, pali traverse, il risultato ci premia giustamente ed era l'unico buono, anche alla luce dei risultati delle Dalle altre. altre. Ecco, Angelo, tu cosa dici di questa vittoria? Sono molto contento perché quest'anno non usciamo mai sempre dalla classifica dal basso. Tutte le domeniche seguo la Cremonese, tutte le domeniche è una sofferenza. Ultimamente ho visto qualche vittoria in più. Più ci allontaniamo dalla zona play-out, meglio è. Ecco, zona playout. Ieri sera, lo dico qui adesso, ho parlato un'oretta al telefono con Attilio Tesser, allenatore esonerato dal Pordenone 2 giorni fa. L'ho chiamato dopo l'esonero, cioè dopo, un paio di giorni dopo, perché insomma mi sembrava scortese chiamarlo al momento un po' della disgrazia. Ebbene, Tesser mi ha detto, a Pordenone la Cremonese ha vinto e ha vinto la più brutta squadra che io abbia mai incontrato in questo campionato. Oggi ho riviste le partite. Da quando c'è Pecchia ho visto una Cremonese diversa e giuro, mi ha detto, te lo dico con sincerità, la Cremonese va ai playoff. Beh, L'ha detto Tesserio. prendiamolo per il migliore degli auguri. Vabbè, insomma, diciamo che rispettiamo il punto di vista di un allenatore. Io non credo di poter puntare troppo in alto, però insomma, buon auspicio. Buon auspicio, ecco, buon auspicio. Intanto vediamo una lepre che attraversa, due lepre che attraversano la strada di fianco. Allora, buon auspicio. Tu pensi che i playoff sono un sogno oppure ci si può anche arrivare? Non lo so, io sullo sport seguo molto le statistiche, come fanno gli americani. È difficile, Ci sono troppe squadre, tu dici, in mezzo. ma anche una questione statistica. Oramai 2/3 del campionato è difficile invertire la rotta. Dovremmo vincerle tutte e sperare nei disastri altrui. Secondo me è molto È difficile. difficile, ecco, Angelo dice che è difficile. Carnesecchi, ancora una grande partita, nazionale, Cremonese, 4 partite che non prende gol, insomma, e oggi è sembrato anche molto sicuro, sfortunato sulla traversa, però nel complesso molto sicuro. Sì, insomma, diciamo che è il portiere che mancava alla Cremonese Sì. da un po' di tempo, che desse sicurezza a tutta la squadra, non solo al reparto difensivo, e oggi decisamente non ha sbagliato nulla. È stato anche molto bravo il suo collega di rimpettaio Falcone, va detto Certo, anche questo, insomma, è erano i stata due portieri che avevano preso meno meno gol, sì. male. E quindi, insomma, anche per questo è stata una bellissima partita e siamo contenti che il nostro portiere sia stato de decisivo. Ecco Angelo, adesso usciamo per un attimo dal calcio. La Cremonese sta recuperando terreno. Cremona invece a livello urbanistico ne ha perso tanto, recupera o continuerà a perderne? Posso non No, rispondere? invece no, è una risposta che è obbligatoria. Mi sembra che siamo messi abbastanza male, Male. cioè nel senso ci sono vari trend. Da un certo punto di vista, finalmente si sta cercando di recuperare il centro storico, alcuni, come
cosiddetti comparti, ma in realtà pezzi di città come San Francesco, attraverso il Politecnico, stanno preparando dei bandi, anche perché stanno arrivando molti finanziamenti europei. E sarebbe bello riportare la gente in centro storico. Adesso il centro storico è semideserto, sono intere vie abbandonate con edifici di pregio. Un altro punto di vista, non usciamo da questa dinamica di una città di provincia molto ai margini. Cioè adesso continuiamo a costruire, mi spiace dirlo, centri commerciali, supermercati anche la Snum, l'Armaguerra. Cioè siamo in 70.000 e abbiamo tantissimi supermercati. Un modello che sta fallendo già negli Stati Uniti, e in parte io frequento anche Milano, ci sono ma sono più piccoli perché il commercio online, noi continuiamo a finanziare questi piccoli centri commerciali che secondo me hanno vita breve, 10-20 anni. Dopo avremo tanti scatolotti vuoti, ma ce li abbiamo già qui vicino alla raffineria, alcuni capannoni giganti vuoti. Sì. Guardavo la SCAC l'altro giorno, è terribile passare solamente in auto di lì, insomma, cioè, vedi l'Armaguerra adesso stanno risistemandola, però insomma la Snum hanno raso al suolo. La Snum lì, veramente, io per carità non dico nulla perché dopo creo polemiche, la Snum andava fatto un parco. Stop. Quindi tu sei per il parco, qualche cittadino è per il supermercato che dice... Ma qualche cittadino, no. Io ho lo studio lì di fianco, sinceramente, ho tutti i supermercati che voglio, poi i cremonesi sono noti per camminare, no? Però dicono Portamoso per due passi, quindi l'erba c'è, insomma, il verde c'è. Allora, Portamoso due passi e c'è un pezzettino di sgambamento cani affollatissimo, un altro pezzo di verde privato, non si sa perché il comune non lo acquisisce, e il baluardo, in cui giustamente i residenti non vogliono spettacoli, no? Certo. Certo. Allora, non è che uno può andare in campagna sugli argini e basta, sarebbe stato bello fare un'area verde, anche perché ribadisco, visto che il cremonese medio va al supermercato in automobile, non ha grossi problemi andare all'S Lunga. Certo, perché, scusate, non facciamo pubblicità, ma non fa niente, sì, tanto non è un problema. Cioè, non sì, lo sì, so, no, io avrei fatto, anche perché poi, scusate, il ragionamento è questo qua. Abbiamo combattuto io personalmente per evitare la strada sud e me ne assumo le responsabilità, certo. Perché... era bellissimo il rapporto tra la città e il fiume Po, no? Noi siamo nelle canottiere, io sono iscritto alla Baldese, quindi questa è la Bissolata. Certo. Non volevamo uno stradone nei campi, esatto. Però c'è il problema di Via Giordano, adesso gli ultimi 6 mesi, 8 con lockdown, di meno perché c'è meno traffico, però gli facciamo un centro commerciale in Via Giordano, da questo punto mi faranno la strada sud, è inevitabile. Se tanto mi dà tanto potrebbe essere così. Torniamo alla Cremonese. Michele, vabbè, la Vanoli, torniamo alla Cremonese, poi parlo di Vanoli, sono un po' scoppiato anch'io. No, la Vanoli ha vinto una partita importante, non dico decisiva, però abbastanza, no? Ma sicuramente era da vincere e si è vinta anche molto bene. Bene, molto bene. In una situazione di emergenza, perché certo. Insomma la Vanoli mancava ancora a Cuono, oltre a Palmi, per chi segue la Vanoli. Quindi insomma è stata di grandissimo valore, adesso vediamo, insomma, abbiamo altri scontri importanti, potrebbe anche bastarne una ancora da vincere. Una da vincere. Cremonese che dunque vince a Cosenza e adesso attende la data del recupero con l'Empoli. Empoli che ha giocato il Jolly, oggi ce ne siamo resi conto, l'ha giocato con la Cremonese, quindi partita da recuperare, non lo gioca con il Chievo. 3-0 a tavolino, probabile ricorso, una menata che non finisce più e forse recupereranno, forse, anche quella. E partita con l'Empoli da recuperare e sabato c'è il Pordenone che oggi ha vinto 3-0 agevolmente, quindi... Beh, io guarderei... Con l'Entella più, però, certo, che l'Entella ormai sì, la diamo per persa. Guarderei più alla partita col Pordenone che, insomma, parrebbe rinfrancato dal risultato di oggi, un rotondo 3-0. Ma insomma è una squadra abbordabilissima e noi dobbiamo a questo punto capitalizzare ogni occasione buona. Se non vinci in casa con il Pordenone, insomma, di scontato non c'è niente. No, in Serie B non c'è niente di scontato. Però insomma, certo. più che guardare al recupero con l'Empoli, io adesso guarderei la prossima partita perché è decisamente alla nostra portata e va assolutamente... portata a casa. Ecco, tu dicevi prima nello scendere a piedi, dicevi ci sono troppe squadre, no? Cioè, il fatto che adesso ci siano 5 partite in un mese, pochi giorni o 6 partite vuol dire che è uno stress incredibile. Ma io sono di questa opinione da un po' di anni. Secondo me
la Serie B va ridotta, il numero di squadre, ma da un punto di vista economico, cioè vista com'è la situazione, troppe squadre, molte squadre sull'orlo della sopravvivenza, poca qualità, cioè se vogliamo far ritornare il calcio italiano come negli anni 90, te lo dicevo, certo. Quando ero giovane, che la Coppa UEFA sembrava la Coppa Italia, che avevano sempre due squadre in finale, dobbiamo tagliare, cioè le risorse vanno concentrate, utilizzate meglio. Certo. Non si possono avere tutte queste squadre, un campionato infinito. E no, indubbiamente. Campionati infiniti, poi il Covid ha anche drammatizzato la situazione, questo è chiaro, perché poi l'anno scorso si è giocato fino a luglio avanzato. I migliori di oggi, ci mettiamo Gustafsson oppure il gol sbagliato te lo fa togliere. Diciamo, è stato ammonito e fuori. È stato bravo nel primo tempo, mi è piaciuto. Poi ha sbagliato quel gol lì che insomma, vabbè. Io dico carne secchi senz'altro, e dico molto bene Strizzolo perché il gol, pur fatto un gesto tecnico isolato, è stato decisivo. Quindi quei due giocatori lì? Sì. Dopo centrocampo se l'è cavalcata come al solito. Bartolomei, bene. Sì, cioè che il Cosenza ha puntato molto sull'attacco e ovviamente si è sguarnito le spalle, quindi evidentemente certo. Poi ha sofferto quello. Allora un pronostico su Cremonese Pordenone di sabato? Ma dobbiamo vincere a questo punto. Dobbiamo. Se ci dicono che andiamo ai playoff, dobbiamo. Allora, lo dice Tesser, che però è un buon allenatore, è stato un buon allenatore. E che tutti ricordiamo con affetto. Penso che finisca 1-1. 1-1, benissimo, e con questo direi facciamo un brindisi ovviamente a questa Cremonese che ha vinto, facciamo un brindisi alla Pasquetta che se ne sta andando, alla Pasqua che se n'è già andata, ma soprattutto facciamo un brindisi a tutti quelli che stanno soffrendo in questo momento questa situazione, e lo facciamo anche i nostri sponsor con il vino della Cantina Sociale di Viadana. Buona giornata a tutti.